Sì, con appunto Marco Verratti ci conosciamo sin da piccolissimi perché anche da quando abbiamo iniziato all'età di 6 anni, lui giocando in una squadretta vicino Pescara, ci sfidavamo spessissimo in tornei, partite, quindi lo conosco sin da piccolissimo. Poi siamo ritrovati insieme nel Pescara e negli allievi, poi abbiamo fatto anche un po' di prima squadra, poi lui ha, diciamo, spiccato il volo verso Parigi, però comunque. E sono contento di quello che sta facendo perché è un ragazzo che se lo merita, prima di tutto come uomo che come giocatore, poi è sempre rimasto umile, questo è quello che lo contraddistingue di più. Allora, il mio idolo da bambino era Ronaldo, fenomeno. Poi indietreggiando sempre di più con il mio ruolo, ho iniziato a guardare più centrocampisti, così mi piaceva molto Pizarro della Roma, e anche se penso che sia il più forte nel mio ruolo sia Pirlo. Il mio nome è Luca Berardocco e sono nato il 22 gennaio del 91 a Pescara. Il mio primo ricordo che mi lega al calcio sicuramente le partite che vedevo sin da piccolissimo in TV, e poi i miei genitori mi hanno detto che da quando ero piccolissimo comunque avevo sempre la palla tra i piedi e non smettevo mai di giocare in casa. La mia prima squadra dove ho iniziato è stata Montesilvano, che è una squadra diciamo, della mia città, dove ho fatto fino all'età di 13 anni. Poi sono passato al Pescara nel giovanile e poi ho fatto tutta la trafila lì fino all'esordio di prima squadra. Ah, in realtà ci ho sempre sperato e ho sempre sognato questo, quindi è stato sin da piccolino, era tra virgolette il mio sogno, fare di questa mia passione il mio lavoro. E l'ho capito quando comunque ho fatto esordio in prima squadra e poi c'era, diciamo, il primo contratto professionistico. Ecco, prima non, comunque ci ho sperato, ma non era un pensiero fisso in testa. Allora, ho iniziato appunto facendo l'esordio in prima squadra in Serie B quando c'era l'allenatore Di Francesco, adesso non mi ricordo l'anno. Poi sono passato a Pisa e in prestito. Ho fatto 6 mesi, dove poi sono andato a gennaio a Viareggio, dove abbiamo fatto una salvezza, l'anno in cui c'era anche Zaza. Poi sono passato per Alpisalò, poi sono stato in Slovenia a Nova Gorica con Favalli, che oggi ritrovo qui a Padova. È stata una bella annata anche lì. E poi sono tornato in Italia, sono stato a Crotone, a Como, ovviamente il campionato, e l'anno scorso a Carrara. Poi quest'anno, sempre detto, fino a gennaio, adesso qui a Padova. L'esperienza di Slovenia è stata sicuramente molto importante perché prima di tutto ti consente di conoscere altre culture, anche altre mentalità. In Slovenia c'è una mentalità molto diversa da quella italiana, però nella nostra squadra era abbastanza. Questo non si notava molto perché eravamo molti italiani, anche il mister era italiano, quindi nella nostra questa cosa qui era meno evidente. Poi comunque ho giocato con giocatori anche importanti, come adesso la Padula che sta facendo, si trova al Milan, anche altri giocatori che si trovano anche in Serie A, Cordaz. È stata un'annata positiva dove abbiamo vinto anche la Coppa di Slovenia e poi penso un'esperienza all'estero comunque prima o poi va fatta perché appunto ti consente di ampliare anche le tue vedute e conoscere altre culture. Forse un piccolissimo che si può chiamare rimpianto, ma che l'anno lì che sono andato a Pisa, magari se rimanevo un pochino anche a fare la preparazione con il Pescara, che è l'anno di Zeman, sicuramente potrebbe essere andata in maniera diversamente, però volevo giocare, quindi ho accettato subito la destinazione Pisa senza iniziare prima la preparazione a Pescara.
quello che mi rende orgoglioso, appunto, sempre aver fatto l'esordio con il Pescara in Serie B, che io sono da sempre tifoso della squadra della mia città, andavo da piccolino a vedere le partite in curva allo stadio con mio papà, e poi esordire quell'anno lì è stato un sogno che si è realizzato. Di Padova, comunque, prima di venire ho sentito Dettori, Sbraga, anche Favalli, che conoscevo, e mi hanno parlato benissimo sia del gruppo, della società, fatto di persone molto serie e anche ambiziose. E appunto mi hanno parlato benissimo di tutto quanto, l'aspetto organizzativo, di tutte queste cose qui. E una cosa che appunto ho potuto constatare che mi ha colpito molto è il gruppo, che è veramente fatto di persone eccezionali e di professionisti esemplari, dove si lavora tutti quanti per un unico obiettivo. Questo si nota da subito. Allora, il mio hobby è da un annetto, così sto cercando di imparare a suonare la chitarra. Ancora non mi riesce molto bene. E poi hobby, diciamo, mi piace molto guardare film, queste cose qui, però vorrei imparare a suonare bene la chitarra. Ascolto un po' di tutto, da non un cantante particolare, ben preciso, diciamo Ligabue, gli italiani Ligabue, mi piace Vasco, Tiziano Ferro, poi anche comunque anche straniera, così non è un cantante ben preferito, né un genere, mi piace un po' di tutto. No, i Dettori lo sapevo perché l'anno scorso più o meno abbiamo voluto intraprendere questo hobby insieme, diciamo, lui è iniziato un pochino prima, però. E del mister non lo sapevo, però io penso che sia tra i tre, penso che sono quello messo peggio al momento, quindi non è. Tra 10 anni, questa è una bella domanda, 10 anni mi vedo, spero ancora in campo, spero ancora di giocare, dove non lo so, mi piacerebbe comunque, mi piacerebbe terminare la carriera dopo i 10 anni, avrò 35 anni, quindi dopo questa età. Allora, per me la felicità è sapere comunque le persone più care, i tuoi affetti siano bene e siano felici. Penso che la felicità non derivi dalle cose materiali che uno possiede, ma appunto dagli affetti più cari e dal bene che loro ti dimostrano e ti vogliono.